Secondo frame della quinta partita e Simone ritrova la strada di casa. E Andrea Guidi tira il suo famoso tiro al sfarfallone. E abbiamo qui, vediamo il nostro giocatore di punta, la punta di diamante, sarebbe, vediamo, va, beh, diciamo che mica male, vai. Ecco il nostro presidente Pocatabol alla chiusura dello Sper. Non mi pare, vero, che l'abbia chiuso? No, purtroppo no. Qui abbiamo Igor Pinardi, neo coach USBC. Andiamo, che ti ha tolto lo split. Ecco, vedete che Simone sta praticando il rilassamento e la concentrazione secondo i dettami del più noto entusiasta del mental game. Ecco Andrea, che sembra stanco, però ancora c'è sto braccio. Vediamo Simone che tira su un doppio. Siamo al quarto frame, tira su un doppio. Meno male che non gli ha lasciato il 7-10. Si vede che in fondo i miei buoni rapporti col Vaticano, costruiti in tutti gli anni del Giubileo, a qualcosa servono. E siamo alle prese con l'arduo 10. Tanto sulla sinistra abbiamo, vediamo che fa, lo prende, mai dubitare, mai dubitare. Vediamo se il presidentone produce. Peccato, perché un aiutino poteva pure averlo.